Baciami mano, picciotti, sogno Grizzly e sto chi saria il racconto della camminata su per la strada. Viviamo in Italia e quindi parliamo tutti quanti la lingua italiana, grazie ai social piuttosto male, ma questo purtroppo è un altro discorso. Purtuttavia, viviamo in una delle 20 regioni d'Italia, e ognuna di queste regioni, nel proprio passato più remoto, nel corso dei secoli, ovviamente ha sviluppato una lingua, soprattutto una lingua volgare, non volgare nel senso di piena di parolacce. Sto parlando della lingua del volgo, del popolo. L'italiano si è diffuso grazie a lavori importantissimi come la Divina Commedia di Dante, che sono stati sviluppati appunto in una lingua volgare, in una lingua del popolo, non il latino. Ogni regione d'Italia ha subito nel corso dei secoli diversi influssi linguistici, legati alle dominazioni, legati ai popoli che ci sono passati, legati al modo che c'era di identificare le cose, quindi ci sono fondamentalmente 20 influssi differenti, se vogliamo considerare uno per regione, quindi 20 lingue, 20 dialetti differenti. Ognuno di questi dialetti fondamentalmente è parte integrante della cultura italiana. Ognuno di questi 20 dialetti, giusto? Beh, sì e no, perché il dialetto non è una lingua che accomuna interamente una regione. È difficile, in realtà, definire una linea di demarcazione netta tra la lingua e il dialetto, però consideriamo per questo vlog il dialetto una vera e propria lingua. Il dialetto è una lingua che ha origini in molte situazioni che concernono il territorio. Ed ecco che non necessariamente in una regione si parla un dialetto che è lo stesso dialetto all'interno dell'intera regione. Vi porto questo esempio. Io vivo in Sicilia, vivo a Siracusa, quindi vivo in Sicilia orientale. La Sicilia orientale ha un dialetto che ha le sue radici nel siculo. Ucatanese, per così dire. Però mano a mano che ci spostiamo verso la parte occidentale della Sicilia, verso Palermo, verso Trapani, ecco che la radice del dialetto cambia, e adesso abbiamo un dialetto che ha radici nel sicano. E arriviamo a upalemmatano. Il dialetto è sempre siciliano, le sonorità sono diverse, la musicalità è diversa, la pronuncia di alcune lettere è diversa, e un po' in tutta Italia, in ogni regione, in ogni provincia, ci sono delle piccole differenze dialettali, magari nei paesi, nelle città che si affacciano sul mare, c'è un dialetto che ha subito molti influssi nel corso degli anni, nel corso dei secoli, dal fatto che venivano nei porti delle popolazioni lontane, quindi portavano nuove parole, portavano nuove interpretazioni, rispetto magari a paesi di montagna nelle zone di confine, in cui magari ci sono influssi tra il dialetto di una regione e il dialetto dell'altra, e quindi sonorità che si somigliano. Ci sono anche queste cose, no? Bisogna considerare queste cose, perché fanno parte integrante della cultura del vernacolo italiano. E il punto, in fondo, è proprio questo, la cultura del vernacolo, il dialetto come lingua da portarsi avanti, da non seppellire dicendo «sì, va bene, ma ormai parliamo italiano». Perché secondo me un po' il dialetto si sta perdendo. Ora, è importante avere una lingua che ci unisce tutti quanti, ma secondo me è importante anche lasciare spazio alle nostre origini, soprattutto per il fatto che abbiamo tutti quanti delle origini differenti, perché si mostra ancora di più come, nonostante le differenze, riusciamo a essere tutti uniti nella lingua italiana, tutti uniti nello Stato italiano, anche se abbiamo 20 dialetti differenti, in realtà abbiamo centinaia di dialetti differenti in base alla provincia, in certi casi anche tra un paese e l'altro ci sono differenze di dialetto, soprattutto in quei paesi in cui esistevano conflitti nella storia, che pur di veramente tirarsi le mazzate uno sull'altro, si prendevano in giro anche sulla pronuncia di determinate parole, allora anche paesi
paesi confinanti hanno dialetti in cui la pronuncia delle stesse parole è differente, perché doveva essere un modo di offendere il modo in cui l'altro paese pronunciava le cose. Quindi ci sono queste cose che piano piano si sono andate a perdere, eppure sono parte della storia italiana. È dai dialetti, dalla lingua volgare, dal vernacolo che è arrivato l'italiano. L'italiano non è arrivato dall'alto, così imposto dagli extraterrestri, senza prendere queste origini. Quindi, secondo me, dovrebbe tornare un pochettino più in auge, bisognerebbe studiarlo nelle scuole il dialetto, quantomeno il vernacolo ufficiale. Come dicevo, il siciliano, per esempio, ha subito vari influssi, non esiste una vera e propria lingua siciliana, però in realtà sì, esiste il vernacolo siciliano come lingua, grazie al lavoro portato avanti da scrittori e storici come Giuseppe Pitre, che anni e anni fa sviluppò il dizionario italiano-siciliano. Certamente esiste anche il teatro in vernacolo, esistono le opere teatrali, esistono anche opere cinematografiche che vengono sviluppate in vernacolo, ed è qualcosa di molto interessante, perché secondo me è un modo di portare avanti una cultura che altrimenti rischia di scomparire, ed è la cultura che è nata sul territorio, la lingua volgare che è nata sul territorio. Perché dietro il dialetto non c'è solo un modo di storpiare le parole, di pronunciare le parole in modo strano o in modo divertente, dietro il dialetto c'è la storia di quella regione, di quella provincia, di quella città, c'è una storia che affonda nei secoli, il dialetto non è nato ieri. Ovviamente il dialetto, il vernacolo, non è una cosa che riguarda solo l'Italia, in tutto il mondo quello che è la lingua del territorio ha dato poi lo sviluppo alla lingua ufficiale di tutto lo Stato, ma esistono ancora le differenze territoriali, esistono ancora i dialetti territoriali. Io penso semplicemente, non so, se andiamo in Spagna, sì, ok, la Spagna parla lo spagnolo, però esistono le varianti che sono, non so, il catalano e il castigliano, per dirne un paio così, no? Oppure in Gran Bretagna, dove dice sì, si parla in inglese, però c'è un dialetto britannico che si parla nel nord dell'Inghilterra, che è molto particolare, ha delle sonorità molto specifiche. C'è lo scozzese, che è quello che viene meglio agli italiani che stanno studiando l'inglese, perché è una sorta di inglese con una pronuncia neolatina, quindi è quello che ci viene più semplice da imitare, ci viene benissimo. Scherzi a parte, i dialetti esistono un po' in tutto il mondo e sono parte della cultura del mondo. La lingua è la cosa che unisce le popolazioni, ma il dialetto è la cosa che contraddistingue le popolazioni, e secondo me è importante ricordarsi che grazie ai dialetti si è arrivati a essere uniti da una lingua, però i dialetti sono parte della cultura, sono parte della storia di un territorio, ed è importante perché è un modo di dire sì, siamo tutti diversi perché parliamo dialetti diversi, ma siamo tutti uniti sotto l'ombrello della stessa lingua. Secondo me è un messaggio molto positivo e molto importante. Ed ecco che secondo me il vernacolo dovrebbe essere portato nelle scuole, dovrebbe essere studiato, dovrebbe essere sottoposto a questa analisi culturale, essere portato a questo livello culturale, non diventare un modo divertente di parlare, ma diventare una cosa che ha a che fare con la cultura del territorio. Ci sono opere teatrali che vengono presentate in vernacolo, ed è una cosa sicuramente molto positiva, ci sono libri che vengono scritti in vernacolo, ci sono anche opere cinematografiche sperimentali che vengono presentate in vernacolo, che secondo me sono anch'esse qualcosa di veramente molto importante, perché è un modo di dare nuova vita alla lingua, quella che è stata la lingua volgare, quella che è stata la lingua che si è diffusa tra il popolo grazie alla tradizione orale. È importante ricordarsi che è parte della nostra cultura e non seppellirla sotto l'idea «sì, sì, vabbè, è un modo simpatico e divertente di pronunciare le parole». Il dialetto non è solo quello. Però questo è quello che penso io. Voi cosa ne pensate? Considerate il dialetto come parte della cultura del territorio? Considerate il dialetto come un modo simpatico di pronunciare le parole e basta? Lo considerate una parte importante della cultura del vostro territorio? Consentite ai vostri figli di parlare il dialetto, di imparare il dialetto, oppure no? Oppure preferite che si pensi di più all'italiano e si lasci il vernacolo solo a un piccolo esercizio di
stile, bisogna seppellire il vernacolo e parlare l'italiano, visto che per colpa dei social anche l'italiano lo stiamo parlando tutti quanti malissimo? Non lo so, parliamone, come sempre, nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR, oppure, se siete siciliani, con l'hashtag DDPOTR. Ho concluso, io spero di essere riuscito a stimolare la vostra attenzione, o a stimolare l'idea del vostro dialetto, oppure di essere riuscito a divertirvi mostrandovi le mie capacità pietose, sia in dialetto siciliano che in dialetto trentino. Se ci sono riuscito, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, e anche su WhatsApp o Telegram, eventualmente mettendogli un messaggio in dialetto. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Che sì, è comune per tutti gli italiani, però grazie all'afflusso del territorio in ogni regione d'Italia ha anche quel qualcosina in più che lo rende molto più interessante. Per esempio qui in Sicilia il buon profumo di nuovo iscritto ha delle punte di profumo di zagara. Inoltre, se mi seguite sul mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, ho concluso, per cui come sempre grazie. Fei bravi, non stai a farmi preoccupare, e ne veremo ca' la prossima, picciotti!